tradizioni, incontri, sapori e soprattutto emozioni. Questa è la pessima, Fiera Pessima di Manduria dal 1742, edizione 2024, numero 281esima. Siamo a Manduria, nella città messapica, tra pochissimo l'inaugurazione alle 15.30, oggi giovedì 7 marzo. Chi ci sarà? Beh, il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, l'assessore Mauro Baldari alle attività produttive e alla fiera, ma anche Antonio De Caro. Quindi noi non vediamo l'ora di vederla. Dice grande attesa, c'è grande entusiasmo, e quindi sì, un'occasione appunto per valorizzare soprattutto i prodotti locali e non solo, perché ci sono anche espositori da tutta Italia. Sì. No, ormai sì. Diciamo che non siamo più locali, nel senso che non è limitato al territorio, interessa a tanti settori, tante aziende fuori della Puglia, del Mezzogiorno e dell'Italia. L'emozione è sempre forte e più si avvicina allo scadere del tempo, puoi capire che c'è sempre quell'adrenalina. E le emozioni sono tantissime per questa pessima che è appena iniziata ma è già un grande successo, tanti visitatori, curiosi, istituzioni politiche, in videoconferenza anche il presidente Emiliano, è un appuntamento imperdibile. Poi in un momento in cui le fiere chiudono, queste fiere generaliste, campionarie come la Fiera Pessima qui o la Campionaria di Bari, invece resistono, forse perché sono legate anche alla storia delle nostre comunità, sono delle fiere identitarie che ci fanno recuperare il rapporto anche con la nostra storia, il passato, molti di noi venivano qui con i genitori, con i nonni. È un legame importante, il mondo cambia anche dal punto di vista commerciale, c'è l'e-commerce, ci sono nuove forme di business, però queste fiere resistono e credo sia un fatto positivo. Un'esplosione di colori e profumi, una vetrina delle eccellenze del territorio nei settori dell'agricoltura, enogastronomia, turismo, eventi, una campionaria che trasuda storia ma guarda sempre verso il futuro.